Buonasera a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mili. Siamo ritornati e la missione di quest'oggi, montagne gigantesche. Comunque, la missione di quest'oggi, organizziamo un attimo l'inventario. È quello di cercare. Ah no, è vero, aspetta, tanto non ci sono. Comunque, dicendo, è quello di realizzare una farm che può sempre servire a qualcosa. Perfetto. Quindi adesso. Ho già finito tutto il carbone? No, non ho messo dell'altro. Cioè, ancora 9 ce n'è nella tassa. Sì. Ora, a questo punto, prima cosa dobbiamo recuperare la terra. Quindi adesso recuperate la terra e poi vediamo di sistemare i due laghetti. Magari se ce la facciamo dobbiamo anche. Farla farm fuori mi pare sconsigliato, però io l'avrei fatta dentro. No, aspetta, ecco il mio piano. Adesso noi facciamo la farm qua. Delimitiamo la zona, riempiamo, facciamo tutta una casa enorme col tetto fuori. Ma infatti il mio piano, allora adesso lo facciamo di giorno, intanto non ci possono venire dentro niente. Quando abbiamo finito, che abbiamo più o meno in mente quali sono le dimensioni e tutto, lo facciamo, lo ricopriamo tutto. Giusto. Okay. Quindi intanto già che stiamo scavando, praticamente stiamo anche si scavando la. Sai che sta rompendo la mano? Lo so, aspetta. C'è la spada in pietra, cioè in legno. Usiamola. Così già che ci siamo anche ci stiamo allargando. Stiamo anche si allargando. Sì, stiamo sistemando. Inoltre stiamo togliendo tutta sta pietra qua che io a me fa schifo. Perché è pieno di montagne. A me il mondo amplificato non piace personalmente. Però vabbè. Unisci due laghetti? Sì, si può fare. Vediamo, sperando che basti là, che basti l'acqua. Basta che non rompi troppo velocemente, è infinita. Ok, a questo punto. Allora, aspetta, iniziamo a venire lì. Non troppo velocemente, lasciala defluire. Aspetta, ah, facciamo. Già, ci sarebbe una regola per far che rimanga infinita, infatti non è già più infinita. E cioè? Niente, scava qua. Tu scava, poi così. Ecco, infatti. Devi sempre stare a pari. Ah, ok. Sì, allora a questo qua. Perché sennò rompi gli angoli da cui è iniziato secondo il mondo la. Cioè c'è un perché quel 4, il 2x2 rende l'acqua infinita, c'è un motivo sulla programmazione di Minecraft. Adesso sì. Non so esattamente spiegarlo, però c'è. Okay. Vedi, praticamente puoi intuire dalla programmazione come è nato il mondo, non mi ricordo, c'era tutta la storia. Aspetta. Carbone? Carbone fa sempre famolo. Sì, vabbè, questo quello poi andiamo. Che se no rovina l'acqua, si scioglie. Non credo che il nostro personaggio stia così attento alla sua. Il nostro è un personaggio molto molto fico. Sì, ragazzi, lo so che sto rompendo mani nude, ma fa niente. Abbiamo un bel laghetto tutto squadrato. Perché le farm devono essere ordinate. E poi ragazzi, più spazio avete. Di pietra, più spazio avete, più spazio adesso qua, avendo tanto spazio abbiamo la libertà di coltivare sicuramente di più. Sì, logico, anche perché poi tanto alcune strisce d'acqua le riempi di terra per coltivare, quindi. Non stavo pensando, no, facciamo due laghetti distinti. Scusa, metti questo qua, lo facciamo avanzare, metti fino a qua e lasciamo una striscia in mezzo. Giusto. No, sta iniziando a defluire. Devi rompere anche lì, deve essere tutto a pari. Fino a quando non arrivi all'altro lato non sarà mai finito. Sì, rompere col maiale un po' difficile. Non per dire, ok, ma perché non è? Te l'ho detto, complicato a spiegare. Comunque di solito tu ti allontani un po', poi ti togli infinito. Spiro. Se no niente, poi la facciamo col secchiello. Sì. Ce l'hai dietro? Sì, ce l'hai dietro. Sì, ecco, poi il secchiello lo usiamo. Poi lo facciamo. Poi lo usiamo il secchiello qua.
No, aspetta, ho fatto una cavolata. Probabilmente se n'è andato perché l'hai rotto troppo velocemente. Hai rotto troppo velocemente probabilmente e se non ha fatto in tempo a... Allora, facciamo una cosa, sistemiamo un attimo questo qua, il gangolo qua un po' fatti male, e poi andiamo a caccia di semi. Questa mi sembra bancale. Normale. Ok, adesso io direi di lasciare un attimo così e andiamo a caccia di semi. Non è che ci va di diligenza per andare a caccia di semi. Tu continui a rompere per terra. Cos'è che coltiviamo? Grandi, direi. Sono quelli lì semi che troviamo. Di solito. Ogni tanto trovi anche la canna da zucchero. Sì, beh, devi andare. Nel deserto. No, nei laghi. Infatti stampa, solitamente nei laghi c'è, cioè, è pieno di canne da zucchero. Nel deserto ce ne sono tante. Il che no, deve tante cose senso. Tanto una volta che hai piantato una piantina è semina abbondanza, quindi... Te la crea lei, ma Sì. sì, perché teoricamente se tu coltivi una pianta poi ti dà un seme appena di più, mi ricordo Non mi male. ricordo. Comunque poi si diffondono anche se ci sono sbaglio. Ci sono alcune piante che sono volatili e si diffondono. Allora, facciamo una cosa. Facciamo col secchiello sta roba qua che sta iniziando a Sì. fastidire. Allora, secchiello. Non prenderla in un angolo, prendila al centro va benissimo. Allora, no, aspetta, prendiamolo al centro qua. Mai prenderla in un angolo se no non defunge. E la metti nell'angolo. Ok. Rimane di... Ok, a posto. Visto come bastano secchiello... No, cioè, non è ancora a posto. Sì, è a posto. Allora, Visto come bastano secchiello per risolvere i problemi. vabbè, c'è la cala di Minecraft. Adesso aspetta, prepariamo un po' di terra e qua ci costruiamo le nostre strisce Su cui poi coltiveremo. Se no che cazzo è. bellezza, diciamo, noi abbiamo una farma, che se non coltiviamo niente. Allora, quindi direi di fare uno. Allora, il nostro consiglio, ecco appunto, è di fare così più o meno. Sì, poi naturalmente avrete sempre il coso dispari, quindi è nostra, c'è una cosa. Sì, appunto, Si si ricorda? delimitano i contorni, che è molto... L'importante è che ogni singola striscia di terra sia a contatto In un modo o con l'acqua, nell'altro. almeno per un lato. Poi per il resto andateci. Una delle cose più semplici questa qua. Tirate le cose di terra, usate la. A quanto pare anche nelle cose semplici non riusciamo. Ecco, infatti. Sai che se la lasci in movimento l'acqua di solito rende di più? Fa crescere le piante più velocemente? Lo sapevi? È il problema che non possiamo lasciarlo in movimento. Per questo di solito nelle farm si ha la pozza di acqua infinita separata dalle piantagioni. Vabbè, fa niente, intanto ci basta. Ok, per adesso usiamo questa qua, poi l'altro Non sistemiamo. riusci... No, aspetta, non va bene. Non è finito, non è squadrato. No, va bene. Non vedi che ad esempio si ferma lì e non va... Non va oltre. E poi massimo la allarghiamo. Vabbè, con la zappa fate un click, non è che ci voglia ingegno. E più il tempo che ci metto, più la fatica. È tornata normale. Rimane inzappata per un bel po', se non sbaglio, quindi potete anche andarvene a fare un giro. Potete iniziare a coltivare quando diventa più scura, quindi poi vedrete, insomma, il colore ideale. In alcune zone sta già iniziando a formarsi. Se in certe zone si è già formata là. Ok, a questo punto recuperiamo i semi, mettiamo il Non hai potente. zappato tutto. L'importante è che ci vada dentro. Ma non è che non dovresti camminarci sopra, se non sbaglio. Tutto normale. Ah, no, allora ero nella vecchia versione di Minecraft, quindi... La logica di Minecraft.
Abbiamo un po' pochi. Quando coltivavo io avevo tipo anche due o tre stock di semi. Vabbè, abbiamo appena iniziato. Ok. Chiudere la porta. Allora, a questo punto direi di andare a caccia di mina. Ma che? Dai, Dai, succede. Si fa prima col piccolino. Lascia fa più danno in guerra, ma non fa. Non rompe prima. Sì, vabbè, fa niente. Sta iniziando a diventare buio. È il Infatti. tramonto. Ottima occasione per andare a caccia di creeper. Però vediamo, rompe molto più velocemente il legno. Sì. Fatti per questo. Secondo te perché lo Sento fa? dei rumori. Che quello là forse è uno scheletro. Io non ho scheletro. Ci stava guardando? Vabbè ragazzi, ritirata strategica. Questo... C'era uno scheletro. Tento lo scheletro. anche se non mi fai venire i Lo colpi. sai che la farm si rimane sempre in sempre illuminata a luce micio? Io so tutti i trucchi e consigli. Quindi adesso... Togliere il carbone di stecca, anche carbone. Costoletta. Che poi alla fine lo scopo di Minecraft sarebbe quello di non fare un cazzo. Che bello scopo. Scendiamo in miniera a prendere i diamanti. Adesso che abbiamo la roba in ferro sarebbe ora. Ma quale sarebbe lo scopo di Minecraft? Praticamente nessuno. Proprio per questo ti dicevo di andare in miniera, perché fa freddo, cioè fa notte, ribalta la mucca. Sì, la senza perso in Minecraft. Sono tutti i suoi zombie. Guardate come sta crescendo. No. Tu devi sempre ruminargli. Poi dovremmo farla una scala per salire. Facciamo una cosa, prendiamo. Piccone. Giusto, facciamo un percorso facilitato per chi arriva. No, è per qualità perché... mi sto un po' stufando di questi Io farei una riserva di alberi, ecco. Puoi fare una riserva di alberi, pianti gli alboscelli, quelle robe che trovi. Naturalmente più avanti più la montagna diventa alta, quindi. ma cioè quando noi salivamo non mi sembrava che fosse così alta, sai? Cioè, è Sì. cresciuta nella notte. Sei tu che stai andando avanti a scavare in diagonale, Wolf. Dovresti saperlo che salire normalmente è un peggio che sei, meglio che sei in diagonale. Vedi quanto sei salito. Va bene. Qua stai anche scavando. Cosa significa se tu Rendi sa... le operazioni più lente. va bene così. Poi adesso facciamo come avevo fatto nel mio vecchio mondo, che avevo fatto tutti i vari passaggi coperti, ce l'ho ancora. Adesso poi ve lo farò vedere. Così i creeper sono tutti pronti a scendere. Ecco, infatti si è dall'altra parte della montagna, praticamente il punto in cui inizia a scendere. Non mi fate scappare. Con la pelle potresti fare Sì, la... l'armatura. infatti la facciamo adesso. L'armatura di cuoio. Iniziando a Sì, stiamo iniziando a sobeggiare. Ok, va. chunk cash money. Ma tu dici che Minecraft sa dove è il portale dell'End? Probabilmente Adesso io lo chiedo. vediamo che il signor Hawk sa dov'è? Probabilmente non sa neanche lui. Che Scaviamo usando l'acciarino. non abbiamo. Ma se tu. Come si fa l'acciarino? Non lo so.
L'unica volta che l'ho usato è la varietà creativa. Non mi ricordo tutti i vari. Ma poi nella mega esplosione l'abbiamo registrato oppure no? No. E poi lo scopo, adesso scopriamo che in realtà l'abbiamo registrato. Mai fidarsi dei nonni Jacopo. Non mi hai detto che doveva essere un fuori onda finto. Ma chi se lo ricorda? Vabbè ragazzi, lo scoprirei. Magari l'avete già scoperto. Magari abbiamo già caricato il video perché abbiamo fatto da poco e dobbiamo ancora montarlo, però credo che sia pronto. Un fuori onda magnifico. Non ci eravamo affatto accorti che la telecamera fosse accesa. Cioè che qui la telecamera proprio acceso col colpo la telecamera. Che poi. Raccogliamo i fiori. Li piantiamo. Dai, raccogli un fiore. Sono troppo bello vedere gli alberi proprio così, pisini. Che non si sa cos'è che li regge. Ma tu come hai fatto? Va sempre la strada di casa. Ah, ecco, poi scriviamoci le coordinate di casa, così non abbiamo più difficoltà a trovarlo. Ti immagini di uscire un tizio che è così pazzo da scavare tutto Minecraft e arrivare fino alla bedrock che non c'è più il mondo di Minecraft perché è tutto fino alla bedrock. Sarebbe geniale. Sì, ma quanta pietra, cosa così prendi? È un po'. Giusto un po'. 64 scopi. Ma mucca muore prima così. Buttati che morbido. No, non mi fido. C'è la scala apposta. Da qualche parte. È vero che non l'abbiamo segnalata la scala. Illuminala. Ma abbiamo lasciato lì. No, ci sono. Sì, ma perché non lo puoi togliere? Scendi, trovi la scala e lì. Vieni tutta. Dove è finito? Ah, non ce l'abbiamo. No. In quest'area. Vabbè, tu scendi, tanto qua la trovi. Ah, no, ecco, aspetta, dopo. Eccola. No. Tu scendi con la trovi. Scusa, abbiamo scavato in fianco a casa. Vabbè, insomma, tu scendi, qua la trovi. Quando la trovi ti salvi. Eccola qua. Segnala tutta, cioè la voglio bella lungosa. Sì, sono in ritardo. No, non puoi metterle perché ci sei più. Non ci si attiva, ok. Ah no, perché è largo un cubetto, quindi metti le torce alternate, non puoi metterle tutte. Come sì, ma quando dicevo segnare la intendevo tutta. Io quando dico la luminosità di Minecraft, intendo tutta la scala ricoperta di torce. Ok, dovremmo aver quasi finito. Quanta legna ci facciamo qua, sai quante storie di 64 ci facciamo? Ma oggi il PC non è ancora crashato. Sta zitto. Ok dai, no, e non la prende un po', si sì, è un po' lento però. Facciamo la più. Il nostro obiettivo qua è quello, te lo di farla fare. Dopo facciamo la più. Quando viene notte lascio me che faccio. Anzi, ti guido io. No. Allora, il nostro compito per adesso è quello di cercare di fare più puntate possibili. Naturalmente la PvP la facciamo in un mondo diverso da questo. Ah. E la facciamo tipo con l'armatura in diamante. Ma cosa? È caduto. Perché le persone in Minecraft non inciampano mai? Ma nessun videogioco inciampa. Perché nei film le persone non sbagliano mai a parlare? Te lo non dice. Gli mancano mai le parole. Non devo mai andare al cesso. Non è che l'hai sentita questa. Sono curioso. Onestamente.
Dov'è che l'hai sentito? L'ho sentito parlare di un canale che si chiama Trollmaster Channel. In realtà sarebbe Trollmaster Chanel. Sì, secondo la nostra copertina attuale. Ok, abbiamo finito. Quindi ragazzi, adesso... Disegnato interamente da me. Risistemato, è stato un casino perché YouTube è storico. Non è una novità. Comunque, dopo aver attualmente sfruttato YouTube, quindi dopo questo video qua non ci vedrete più. La scala illumina la porta, per favore. Deve essere visibile, non è visibile così di no. No, no, scendi. No, aspetta, facciamo una cosa, facciamo una cosa. Era tutto previsto. Così possiamo sapere sia dov'è casa nostra, sia dov'è la scala. Due lavori che ci abbiamo fatto. Direi che si veda. Manca la cosa in cima. Mettine un po' anche qua, così ci illuminano il percorso di notte, che prima che poi ci perdiamo sulla scala dritta. È possibile. Tutto è possibile, ormai. Come vedete le piantine sono cresciute. A questo punto abbiamo fatto questo qua, mettiamo la costoletta, non è ancora finito. Allora, a questo punto vi salutiamo qua, bella a tutti da Wolf, da Jacopo Mi, alla prossima puntata.